Oggi è la giornata mondiale della poesia. A Velletri da qualche anno usiamo incontrarci per leggere ad alta voce le poesie che più amiamo. Tutto questo da qualche anno perché Maria Luisa Melo, una poetessa di Velletri che viene dall'Argentina, ci ha suggerito ed ha in qualche modo incoraggiato tutti a celebrare questa ricorrenza. Gruppo archeologico di Velletri, il mio mondo della lettura, la Vigna dei Poeti e la Biblioteca hanno partecipato con entusiasmo ogni anno. In questo momento siamo tutti a casa e quindi vogliamo comunque ricorrere a questa bellezza di poeti di tutto il mondo che per noi hanno scritto le parole più belle e che ci aiutano a superare, speriamo presto, questo difficile momento. Io leggerò tre o quattro poesie, poi finirò con Cesare Pascarella, La scoperta dell'America, solo un tratto. Giorgio Caproni, per lei. Per lei voglio rime chiare, usuali, in are. Rime magari vietate, ma aperte, ventilate. Rime coi suoni fini, di mare, dei suoi orecchini. O che abbiano coralline le tinte delle sue collanine. Rime che a distanza, Annina era così schietta, conservino l'eleganza, povera ma altrettanto netta. Rime che non siano labili, anche se orecchiabili. Rime non crepuscolari, ma verdi, elementari. Amore dopo amore di Derek Walcott. Tempo verrà in cui, con esultanza, saluterai te stesso arrivato alla tua porta, nel tuo proprio specchio, e ognuno sorriderà al benvenuto dell'altro e dirà: siedi qui, mangia. Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo io. Offri vino, offri pane. Rendi il cuore a se stesso, allo straniero che ti ha amato per tutta la tua vita, che ha ignorato per un altro che ti sa a memoria. Dallo scaffale tira giù le lettere d'amore, le fotografie, le note disperate. Sbuccia via dallo specchio la tua immagine. Siediti. È festa. La tua vita è in tavola. Sonetti del serbatoio di benzina di Samuel Vaughan Watson. Un'ora da Byron Bay e senza sogni per tre giorni finché i serpenti del motore si ammutinarono. Il tubo del radiatore fu il primo ad andare. Un attacco di cuore sul ciglio della strada, chirurgia d'emergenza con un coltellino svizzero e quasi rapinato dagli autostoppisti. Giorni e giorni di tortini alle stazioni di rifornimento. Finalmente squarciata la mia prima gomma di scorta e cocktail di nervi a fior di pelle fecero la loro parte. Mentre per tutto il tempo, attraverso le colline, il Pacifico sembrava in grado di inghiottire i miei sentimenti di esilio, mentre lasciavo Byron Bay e la musa, per la voglia di Brisbane città, e questo bisogno di diventare scrittore, la lingua che si trascinava sul bitume, rigurgitando la ghiaia di ieri, la mia mente sciacquata dai sonetti del serbatoio di benzina. Nazim Hikmet, Mosca, 1959. Ti amo. Come se mangiassi il pane spruzzandolo di sale. Come se, alzandomi la notte bruciante di febbre, bevessi l'acqua con le labbra sul rubinetto. Ti amo. Come guardo il pesante sacco della posta. Non so che cosa contenga e da chi. Pieno di gioia, pieno di sospetto agitato. Ti amo come se sorvolassi il mare per la prima volta in aereo. Ti amo come qualche cosa che si muove in me. Quando il crepuscolo scende su Istanbul, poco a poco. Ti amo, come se dicessi Dio sia lodato, son vivo. Cesare Pascarella. Terra, terra per Cristo. E tutti quanti ridevano, piagnevano, zompavano. Terra, terra per Cristo, avanti, avanti. E lì, agli gran pericoli passati, chi ci pensava più? S'abbracciavano, si baciavano e c'erano arrivati. Dunque, come finì? Finì benone.
Finì che quando tutto era finito si cominciò a formare come un partito che gli voleva fare l'opposizione. Gli dicevano: sì, avete ragione, non c'è niente da dire, si è distruito, e l'America sì, non c'è questione. Ma poi se invece fosse un altro sito? Ma lui li messe con le spalle al muro, gli fece, dice: ah sì, ne dubitate? Mi dispiace, ma io ne so sicuro. Vuol dire che poi, se voi non ci credete, domani presto al primo che incontrate andategliela a dire, che sentirete. Difatti, appena scenti, si trovarono davanti a una foresta da non crede, dove che a malappena che c'entrorno si ritrovarono in mezzo allo stravede. E basta dire che lì, in quella foresta, capisci, le piantine di cicoria gli arrivavano qui, sopra la testa. E l'erba sta intrecciata così stretta che una persona lì, se può andare avanti, bisogna che la rompe con l'accetta. E quelli? Quelli gli è successe questo. Che mentre lì, fra mezzo al villutello, così alto, per entrare nella foresta rompevano i rami col coltello, veddero un fregno buffo con la testa dipinta come fosse un giocarello, vestito mezzo ignudo con una cresta tutta formata di penne d'uccello. Se fermorno, se fecero coraggio, a quell'uomo gli fecero: chi siete? Fece: chi ho da essere? Sono un selvaggio. E voi, qua giù, chi ve ce manna? Ah, gli dissero, voi lo saperete quando vedremo il re che ve comanna. E quello allora gli fece il piacere di portarli dal re, che era un sultano vestito tutto d'oro, con cimiere de penne che pareva un musulmano. E quelli allora, con buone maniere, dice: sa, noi venimo da lontano, per cui, dice, vorremmo sapere se lei siete o non siete americano. Che dite? Fece lui. De dove siamo? Siamo de qui. Ma come sono chiamati sti posti? Fece: noi non lo sapemo. Ma vedi sì in che modo procedevano. Te basta dire che lì c'erano nati nell'America e manco lo sapevano. Perché il selvaggio, lui, core mio bello, non ci ha quattrini e manco gli dispiace. Che lì il commercio è come un girarello, capisci? Sì, com'è? Fatte capace. Io sono selvaggio e me serve un cappello. Io c'ho un abito e so che a te te piace. Io te do questo, adesso dammi quello. Sbarattamo la roba e semo pace. E così per i generi più fini, e così per la roba signorile. Ma loro non ce l'hanno i quadrini. Invece noi, siamo una famiglia, di una razza di gente più civile, ce l'avemo, e il governo se li piglia.